Auvet Custodia Waterproof, questo è il prodotto che vado a recensire insieme a voi quest'oggi. Il prodotto arriva all'interno di una confezione di cartone insieme ad una cordicella blu ed è un foglietto illustrativo. Abbiamo una custodia waterproof che ci permette di inserire all'interno quasi tutti gli smartphone, tra cui iPhone 6, 7 Plus, 5, 5S, Samsung Galaxy S6, S5, S7, Note 4 e 3. Io ho inserito all'interno della custodia il mio Lenovo Moto G4 a 25 pollici e mezzo di schermo e devo dire che ha fatto un po' fatica ad entrare, però una volta dentro ci stava giusto al pelo. Nessuno toglie comunque che questa custodia possa inserire all'interno un orologio che non si vuole bagnare o dei soldi, documenti, questo quando ad esempio si va in pedalò o a pescare. In termini di materiali abbiamo, per quanto concerne la custodia, una plastica dura in alto con chiusura ermetica mediante due levette di plastica, una plastica morbida abbastanza resistente per quanto riguarda la parte sottostante e la parte trasparente nel mezzo, sempre di plastica che concede una buona esperienza touch, nonostante la presenza d'acqua. Per quanto concerne la cordicella abbiamo un moschettone di metallo all'estremo che andrà ad agganciarsi al gancetto di plastica posto sull'estremità della custodia e una corda resistente e stringibile tramite questa clip di plastica. Arrivando alla fase di test, ho testato questa custodia sommergendola in un contenitore d'acqua e devo dire che all'interno non è entrata nessuna goccia d'acqua. Se poi possa essere usata tranquillamente anche a 30 metri di profondità, come c'è scritto nella pagina del venditore, questo non lo so, anche perché non sono mai sceso a tali profondità e anche perché se scendessi a tali profondità non userei probabilmente uno smartphone per fare foto o filmati. Ciò che posso comunque consigliare è di togliere il più possibile l'aria all'interno della custodia prima di chiuderla, di assicurarsi che le due levette di plastica poste all'estremo della custodia siano abbassate completamente e di provarla sempre prima dell'utilizzo in acqua senza il device al suo interno, così da verificare che non ci siano difetti di fabbrica o buchi accumulati col tempo che fanno entrare dell'acqua.